Beh, allora questa sera siamo all'ortomercato, c'è una riunione importante, ci sono tantissimi rappresentanti del mondo agricolo, abbiamo qua i rappresentanti della Coldiretti, c'è la serata chiamata Orgoglio, Orgoglio, come mai Orgoglio Coldiretti, cosa sta succedendo questa sera? Guardi, io sono Tiziana Favaretto, presidente di Coldiretti Venezia. Ogni anno incontriamo i nostri soci lungo le 7 zone della provincia di Venezia. Quest'anno il nostro titolo è Orgoglio Coldiretti, così per contestualizzare, ma di fatto è un appuntamento che tutti gli anni, eccetto gli ultimi due per problematiche legate alla pandemia e quindi al confronto, abbiamo sempre voluto, fortemente voluto, perché i territori noi li sentiamo, li viviamo sempre. Da una parte la parte sindacale fa vedere, condivide insieme il percorso fatto, quindi le problematiche che abbiamo discusso insieme e i risultati ottenuti, e dall'altra parte proprio gli agricoltori in questo contesto ci danno il loro sentore del territorio nel momento in cui siamo. È sempre stato un momento costruttivo e noi ci teniamo molto a questo tipo di rapporto con i nostri associati, quindi siamo orgogliosi dei nostri soci e della nostra Coldiretti. Sono Giovanni Pasquali, sono il direttore della Federazione Provinciale Coldiretti di Venezia e, come dice il Presidente, stasera è l'occasione per incontrare i soci di Chioggia, dove andremo a trattare tutte le istanze che negli ultimi anni e nell'ultimo anno in particolare l'organizzazione ha portato avanti sia a livello nazionale che a livello europeo. In modo particolare abbiamo parecchie cose che siamo un po' critici verso l'Europa per le istanze e il comportamento che l'Europa sta tenendo. Di fatto, ecco, quindi siamo qui, questa è l'occasione per confrontarci con i soci, capire il loro pensiero e trattare appunto quelle tematiche che dicevo prima, un esempio su tutti il cibo sintetico che ci sta molto a cuore perché è un argomento delicato che siamo convinti che in futuro possa creare delle problematiche al mondo agricolo e quindi di fatto anche questo, tra questo una serie di varie tematiche che andremo a trattare stasera. Voi vi interessate anche di pesca, non soltanto di agricoltura? Assolutamente. Il nostro territorio è un territorio che è ricco di entrambe le cose. Esatto. Sì, il settore della pesca è un settore molto importante per Coldiretti, infatti come la nostra, chiamiamola sezione se vogliamo definire, che si chiama Coldiretti Impresa Pesca, stiamo seguendo diverse aziende della pesca e in questi ultimi anni siamo cresciuti molto, quindi molti soci ci hanno dato fiducia, si sono associati a Coldiretti e anche questo è un mondo che ha delle problematiche importanti. Non è solo il granchio blu, ma ci sono alcune situazioni, saccatoro per dire, situazioni che stiamo trattando con la regione e anche con il provveditorato proprio perché ne va della sopravvivenza di questo settore. Ed è un settore fondamentale, ricordiamoci che Chioggia è diventata la prima marineria d'Italia e questo la dice lunga dell'importanza del settore pesca su Chioggia. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.